frequenti, intermittenti, sì, ma anche con una certa insistenza. Allora, a questo punto, due sono le domande. Primo, quando finisce tutto questo? Secondo, ammesso che finisca presto, sarà poi una fase di tempo buono, stabile, ci possiamo contare, oppure avremo un nuovo peggioramento? A questa seconda domanda, questa sera non è ancora possibile rispondere, perché andiamo proprio ai limiti della previsione a media scadenza, quindi non sarebbe attendibile la risposta. Alla prima domanda possiamo rispondere quasi con sicurezza, ormai è finita. Questa fase di maltempo è chiusa e questo sarà nella storia delle prossime ore e con più certezza nella storia di domani. Entriamo in una certa variabilità, sì, ogni tanto ci sarà qualche sgrullone, qualche rovescio, ma non un tempo perturbato. Vediamo le temperature. Ecco le minime, poche variazioni rispetto a ieri, la più sensibile è una diminuzione di 4 gradi a Palermo. La città più fredda, vedete, Aosta, con 8 gradi. Previsione leggera diminuzione, oppure i valori più o meno domani simili a quelli di oggi. Alle 13, vediamo, la variazione più sensibile è la diminuzione di Perugia, 7 gradi meno di ieri. Poi oscillazioni non superiori ai 3-4 gradi. Previsione, lieve aumento. Ora la prossima immagine, la carta del tempo delle ore 7. Domani mattina dunque, eccola, questa è la carta della speranza, ci abbiamo tutti le tasche piene. Vediamo, allora questa è la ragione del maltempo, si vede chiaramente con l'alta pressione che è in posizione anomala, vedete, perché si protende addirittura fino all'Islanda, al mare di Norvegia. Blocca dunque l'ingresso delle correnti atlantiche, quelle che modulano l'autunno, che danno quel respiro di variabilità, che danno una stagione normale, insomma. Invece tutto bloccato, ecco l'ingresso dell'aria fredda verso la Spagna, verso l'Africa nord-occidentale e il Mediterraneo, quindi il contrasto con le correnti calde africane, con le correnti umide mediterranee. Ecco il perché di tanto maltempo, questo è il segno di quanto è accaduto, una depressione che pian piano si asciuga, diciamo, se ne va, come se fosse una pozzanghera.